Due, sì, ci siamo. Allora, possiamo iniziare a questo punto. Benvenuti alla seconda conferenza della rassegna che si tiene tutti gli anni presso qua il museo di primavera, anno 2016, Associazione Polaris. Intanto, benvenuti. Ci fa molto piacere vedere che siete così tanto numerosi, non c'è neanche più posto dove potersi sedere, speriamo magari potete trovare posto se qualcuno vuole, magari si può anche sedere sugli scalini, lo so. Allora, questa seconda conferenza è tenuta da Alessandra Raffaele, che è il nostro segretario, titolo Galassie in fuga, e io non dico niente sull'argomento perché ovviamente ci penserà lei. Vi ricordo i prossimi due appuntamenti, le prossime due conferenze che si terranno rispettivamente il 19 marzo e il 16 aprile. Il 19 marzo avremo un ospite importante, Corrado Lamberti, un nome molto noto nel panorama scientifico e della divulgazione astronomica in Italia e non solo. In aprile ci sarà una giovane astrofisica laureata da pochissimo con un titolo che avrà a che fare con la ricerca di pianeti extrasolari e di nane rosse. Quindi il programma lo potete trovare come sempre sul nostro sito www.astropolaris.it e lì ci sono tutte le informazioni sempre aggiornate sulle nostre attività. Noi come associazione ci riuniamo tutte le settimane, venerdì sera, presso la nostra sede che si trova in zona San Martino, e ogni venerdì sera, come attività per i soci, diciamo principalmente per i soci, svolgiamo delle serate, degli incontri tematici, e ogni argomento è tenuto da un nostro socio, a volte anche da persone esterne. Al momento il programma è stato determinato fino a giugno e quindi potete trovare un po' l'elenco delle nostre attività. Tra le varie attività ve ne vorrei ricordare un paio. Allora, una è il corso base di astronomia. Noi tutti gli anni organizziamo un corso. Quest'anno siamo arrivati alla decima edizione, quindi un corso che oramai è, diciamo, rodato, sperimentato, nel tempo è stato pian piano ottimizzato, riveduto, corretto, migliorato. Cerchiamo ogni anno di offrirvi una veste sempre un po' migliore, più aggiornata e più chiara. Questo corso non richiede delle conoscenze precedenti in campo astronomico, perché è un corso base, e inizierà il 31 marzo. Lo terremo con cadenza settimanale tutti i giovedì sera a partire dalle 21. Diverse persone ci scrivono mail e ci chiedono quanto durano le lezioni. Una lezione può durare circa un'ora e mezzo, si può arrivare fino a due ore, quindi dalle 9 diciamo alle 11. E il programma lo potete come al solito trovare sul sito. Qua comunque ci sono i volantini, quelli che sono fatti in questo modo, che potete trovare lì qua sulla scrivania. Quindi alla fine della conferenza potete ritirare i volantini e potete naturalmente interpellarci e chiederci tutti i dettagli. Il corso in sé non ha un costo vero e proprio. Noi per poter seguire il corso richiediamo l'iscrizione all'associazione con la quota sostenitore, che sono 40 euro, e l'iscrizione vale fino a dicembre, quindi chi segue il corso è anche automaticamente il nostro socio. Non possiamo dire di offrire, quando si leggono, entrati in un nuovo mondo incredibile con 10.000 vantaggi. No, abbiamo qualche vantaggio, abbiamo qualche possibilità di frequentare tutte le nostre attività anche in sede, accedere alla nostra biblioteca sociale, eccetera eccetera. Per entrare, ecco, come informazione pratica, la nostra sede si trova in San Martino e alcuni saranno spaventati dalla questione del parcheggio. Niente problema, perché nella zona in cui siamo, nel palazzo in cui siamo, intorno c'è un grande bel parcheggio privato chiuso col cancello che noi possiamo aprire, per cui potete venire con la macchina, con la moto e lasciarlo dentro. Non c'è problema di parcheggio, a meno che non siamo in 50 macchine, allora sì, allora ci sono problemi di parcheggio.
A quest'anno abbiamo anche, diciamo così, organizzato un'iniziativa che speriamo possa riscuotere qualche interesse, cioè se non sapete cosa regalare a qualcuno, anziché fare regali brutti, soliti, inutili e noiosi, potete regalare una bellissima iscrizione al corso di astronomia. Abbiamo preparato dei coupon che, appunto, che costano 40 euro e potete iscrivere un vostro amico o nemico a seconda di come vedete la cosa. E anche qui in questo caso potete chiederci direttamente. L'ultima cosa che volevo ricordare prima di lasciare Alessandra partire con la sua conferenza è che diversi di voi lo sanno già, comunque noi tutti i mesi, in corrispondenza del, più o meno del primo quarto della Luna, con l'eccezione dei mesi infernali per ovvi motivi, una volta al mese ci piazziamo con alcuni telescopi in Corso Italia, lato Chiesa di Bocca d'Aste. Ora abbiamo sospeso l'attività per i mesi infernali, ma stiamo riprendendo. C'è un calendario che adesso non è pubblicato sul sito, ma poi pian piano lo si vede in realtà a pezzi, ogni mese si legge l'appuntamento. A partire dal 18 di marzo saremo di nuovo lì con tempo permettendo, condizioni meteo permettendo, con i nostri strumenti. Quindi se ci fosse qualcuno interessato, sa che noi ci siamo, se non sa cosa fare, se fa una passeggiata in Corso Italia, va a prendersi il gelato a Bocca d'Aste, può passare da noi. Io per il resto non ho nient'altro da dire. Nei prossimi mesi ci saranno alcuni eventi astronomici che come associazione cercheremo di seguire, sempre meteo permettendo. Uno tra tutti è il transito di Mercurio. Se vi ricordate, nel 2004 c'era stato il transito di Venere, che poi si è ripetuto nel 2012, anche se era in un orario infame perché era all'alba, e essendo a giugno l'alba è molto presto. È un transito, quello di Mercurio non è così raro come il transito di Venere, non è così spettacolare, ma noi avremo un'strumentazione apposita per poter seguire l'evento. Stiamo organizzandolo, nel momento in cui sarà pronto tutto il programma comunque lo pubblicheremo sul sito e potrete vederlo. Magari già saremo in grado di parlarne il mese prossimo, quando ci rivedremo qui per la terza conferenza. Detto ciò, non ho nient'altro da aggiungere. Alessandra ha qualcosa da aggiungere? Prego. Non volevo iniziare la conferenza. Prima di iniziare la conferenza volevo ringraziare degli amici che sono venuti a trovarci da Odalengo Piccolo, da un osservatorio astronomico. E mi hanno fatto questo regalo. Abbiamo 5 rappresentanti di un osservatorio astronomico del Monferrato, che sono degli amici e fanno parte di un'associazione di astrofili. E io volevo darvi un consiglio per una bella città fuori porta, perché noi siamo andati solo a un'oretta di macchina da Genova. Volevo farvi vedere. Ecco, volevo darvi il nominativo perché è un posto molto carino, molto bello, e loro se lo meritano perché sono proprio bravissimi. E sono il gruppo astrofili Cielo del Monferrato, lì vedete il link del loro sito, e l'osservatorio è bello, in un posto stupendo nelle colline del Monferrato, pieno di verde, per cui andateci, fate una gita. E stasera per esempio l'osservatorio è aperto e loro sono venuti qui e poi ritorneranno su per aprire l'osservatorio, per cui proprio sono veramente una gentilezza che hanno fatto alla nostra associazione a Genova, e proprio per passione dell'astronomia e della divulgazione scientifica. Noi crediamo molto nella collaborazione con altre realtà di astrofili, e questo ci sembra sempre una cosa bellissima, poter appunto avere tanti amici e coltivare una passione comune. Per cui abbiamo qui anche il presidente dell'associazione, Paolo Garossi, io ringrazio perché siete stati veramente... Bene, volevo dire solo questo, la presenza di Alessandro, che è il nostro presidente. Hai fatto benissimo, non ho nient'altro da dire, ti ripasso subito la parola. Allora, buon ascolto a tutti. Allora,
Hai aperto il PowerPoint? Come? Hai aperto il PowerPoint? Non ho aperto il PDF? No, niente. Ok, allora iniziamo subito questo viaggio tra le galassie. Quindi è un viaggio praticamente tra strutture giganti, le strutture più grandi dell'universo, quasi le strutture più grandi dell'universo, vedremo. Allora, iniziamo subito. Ma prima di iniziare volevo presentarvi il mio assistente Mattia, che ha 8 anni e mi aiuterà. La regia, quindi l'unica cosa che andrà bene saranno le sequenze delle diapositive, vero Mattia? Tutto il resto va bene. Allora andiamo avanti. Prima cosa sono le galassie? Domanda, iniziamo proprio dalla base. Le galassie, qui vedete una foto, sono degli enormi sistemi tenuti insieme gravitazionalmente, composti da stelle, da pianeti, da gas, da polvere e da materia oscura, che parleremo poi dopo e vi dirò che cos'è. Le prime quattro cose invece le conosciamo. Conosciamo le stelle, il nostro Sole è una stella, possono essere più grandi del nostro Sole le stelle, ma la maggior parte delle stelle dell'universo sono più piccole del nostro Sole. Queste stelle in genere sono accompagnate da pianeti che ruotano intorno ad esse, per cui ci sono sistemi planetari nelle galassie. Il gas è una componente importantissima, perché senza gas non si formano stelle. Il gas e la polvere che compongono le galassie fanno parte del mezzo interstellare, ossia cosa vuol dire? I gas e le polveri si trovano tra una stella e l'altra e vengono denominati ISM, Interstellar Medium, il mezzo interstellare. Però anche il gas ci è familiare, no? Come concetto. Quali gas ci sono all'interno di galassie? Soprattutto idrogeno ed elio, gli elementi più abbondanti dell'universo e anche più leggeri. Idrogeno, elio, ma non solo, c'è anche un po' di carbonio, di calcio, eccetera. Comunque, la polvere invece, che cos'è? Sono dei corpuscoli minuscoli, delle aggregazioni di molecole, di silicati, piccolissimi, che praticamente cosa fanno? Impediscono, assorbono molto la luce, spesso la luce delle stelle è offuscata da questi banchi di polvere, e parleremo dopo della polvere, che è un elemento molto importante nelle galassie. E poi c'è la materia oscura. Senza la materia oscura le galassie probabilmente non potrebbero esistere. Vedremo dopo comunque nel dettaglio. Allora, in questa foto vedete il quintetto di Stefan, questo è un piccolo gruppo di galassie, il primo gruppo di galassie che è stato scoperto da un astronomo francese, Stefan, nel 1877 all'osservatorio di Marsiglia. Questo non è un ammasso di galassie, è solo un gruppetto piccolo di galassie, di 5 galassie, un gruppo visuale. Voi però mi direte, io in questa foto ne vedo solo 4 di galassie, non 5. In realtà sono 5, perché una di queste galassie, che a noi sembra una, in realtà è formata da 2 galassie che si stanno unendo. Vedete qui questa galassia che sto indicando, vedete che ci sono 2 nuclei e sono 2 galassie che si stanno fondendo insieme, si stanno scontrando, è un merging di galassie, lo vedremo dopo. In realtà la galassia azzurra è molto più vicina a noi, dista credo solo 32 milioni di anni luce. Le altre, quindi, non fa parte, non è la stessa distanza delle altre galassie, non fa parte del gruppo, è solo sulla nostra linea di vista, sulla nostra prospettiva, perché siamo lontani, anche se siamo lontani sembra un gruppo unico. Invece le altre galassie hanno più o meno la stessa distanza, che non è stimata bene, ma è fra 320
240 e 320 milioni di anni luce, per cui molto più lontane. E, bene, questo è importante e doveroso dire quali sono i componenti delle galassie. Quindi una galassia è un sistema di tutte queste componenti, stelle, pianeti, gas, polveri e materia oscura, che stanno insieme per, e sono uniti gravitazionalmente. E, quindi andiamo avanti. Quali sono i tipi principali di galassie? Sostanzialmente sono questi quattro che vedete, ma praticamente la grande dicotomia è tra le galassie spirali e le galassie ellittiche. Allora, in alto a sinistra vedete una classica galassia spirale, meravigliosa, con un nucleo e i bracci, si chiamano proprio bracci, non braccia, i bracci che la avvolgono il nucleo. Le spirali, vedete in alto a destra, invece, possono anche essere spirali barrate. Cosa vuol dire barrate? Se guardate il nucleo della seconda galassia spirale barrata, vedete che è allungato, forma una specie di barra, quindi è un nucleo particolare. Ma questa è una distinzione, diciamo, andiamo un po' già approfondita. In realtà sono entrambe galassie spirali, che si distinguono nettamente dalle galassie ellittiche, che sono la fotografia appunto in basso a sinistra, la galassia ellittica, che è una palla, sono a forma di elisse, ellissoidale, una specie di pallone da rugby, una palla ovale di stelle, e non hanno strutture interne, non hanno dei bracci, non hanno delle strutture ordinate. Altra differenza, ve lo dico dopo, qual è la differenza dell'interno. E poi per ultimo abbiamo le galassie irregolari. Le galassie irregolari, lo dice il nome, non hanno una forma precisa, possono assumere le forme più strane. E questi sono i tipi principali di galassie. E Edwin Hubble, un astronomo americano, negli anni 20 si mise a classificarle. Giocò un po' con le fotografie delle galassie come se fossero delle figurine di un album e disse: ma io le posso dividere per forme, posso capire se si possono classificare in generi o in strutture simili? Sì. E lui fece questo diagramma, che viene chiamato diagramma a diapason perché ricorda la forma di un diapason delle galassie. All'inizio, dal manico del diapason, mise le galassie ellittiche, quelle tonde e ellissoidali a forma di pallone di rugby, e le suddivise, le classificò con una lettera e dei numeri da E0 a E7. E0, quelle più tonde, proprio belle sferiche, e mano a mano, e 2, 3, 4, fino a E7, quelle più schiacciate e allungate, che ricordano un sigaro, diciamo, o più una forma più ad elisse. Dopodiché disegnò in questo grafico due bei bracci per le spirali, e divise le spirali, come già abbiamo visto, in spirali normali, che sono il braccio inferiore del diapason, e le spirali normali, che sono il braccio superiore del diapason, e spirali barrate con la barra dentro il nucleo, che sono rappresentate nella parte inferiore. E poi, allora, alle spirali diede come terminologia la lettera S come spirale. Le spirali barrate le chiamò SB, B sta per barra, e le divise in SB, A, B, C, a seconda di quanto si aprono i bracci di spirale, perché possono esserci delle galassie spirali con dei bracci molto stretti che avviluppano il nucleo, oppure delle spirali che hanno i bracci più larghi, che sono un po' più aperte, diciamo. Invece le spirali normali sono rappresentate senza barra, semplicemente con una S che sta per spirale, e divisi in A, B e C, anche queste a seconda di quanto è l'apertura dei bracci di spirale. In questo diagramma notate che mancano le galassie irregolari, quelle che non hanno una forma precisa, perché non si inquadrano, non si inseriscono da nessuna parte. Andiamo avanti. Allora, ho detto, le galassie sono dei grossi
sistemi formati da stelle. Vediamo le stelle a loro volta come sono raggruppate, stelle come il Sole o anche più grandi del Sole o più piccole. Le stelle sono animali sociali, anche queste. Le stelle non stanno mai da sole, raramente. Le troviamo sempre in gruppi, in ammassi. In due tipi di ammassi fondamentalmente. Gli ammassi globulari, che sono quelli compatti, ammassi compattissimi di stelle, o ammassi aperti, che sono sempre ammassi fitti, però se confrontati con gli ammassi globulari non sono così compatti. Qui vedete delle bellissime fotografie, in alto gli ammassi globulari sono i più spettacolari. C'è l'ammasso di Omega Centauri, la fotografia che sta in mezzo, in alto, è meraviglioso e è stupendo, sembra quasi una galassia ellittica. In realtà è solo un ammasso di stelle ed è un ammasso di stelle che sta dentro una galassia. Fa parte, diciamo, di una galassia. Gli ammassi aperti, qui vedete, c'è il doppio ammasso del Perseo, perché vedete che ci sono qui due gruppi, le indico con il mouse, due gruppi di stelle, si chiama per questo doppio ammasso della costellazione del Perseo, che è spettacolare, noi lo osserviamo con i nostri telescopi, anche con un semplice binocolo, se il cielo è scuro si vede, si percepisce. E l'altro è l'ammasso di M11, che è bellissimo anche questo. Però gli ammassi aperti sono costituiti da stelle giovani, stelle blu, molto calde, perché sono formati da, diciamo, da poche decine o centinaia di milioni di anni, che per una stella centinaia di milioni di anni è niente, sono delle ragazzine. Gli ammassi globulari invece sono formati da stelle vecchie e da stelle rosse. Quindi hanno una diversa colorazione anche questi ammassi. Questi sono i tipi di ammassi che si possono trovare dentro ogni galassia. Ogni galassia, sia che sia spirale sia che sia ellittica, contiene centinaia di miliardi di stelle. Per esempio la nostra galassia, di cui vi parlerò fra poco, si stima che abbia circa 200 miliardi di stelle, e questi miliardi di stelle sono organizzati in ammassi, che possono essere ammassi aperti o ammassi globulari. Ci sono anche stelle singole ovviamente, però sono la minoranza e non la maggioranza che ricade in questi casi. Andiamo avanti e parliamo allora finalmente dell'oggetto della nostra chiacchierata. Le galassie, il primo tipo di galassie, le galassie a spirale. La nostra galassia, la galassia che contiene la Terra, contiene il Sole e contiene i pianeti che girano intorno al Sole, ossia il nostro sistema solare, è una galassia a spirale. Dunque, vedete nell'immagine a sinistra la galassia vista di faccia, cioè è vista dall'alto o dal basso, perché nello spazio l'alto e il basso non esistono praticamente, sono convenzioni che diamo noi. E nell'altra fotografia la galassia a spirale è vista di profilo, di taglio. Ora, cioè, è difficile pensare che la fotografia che vedete a destra, la fotografia che vedete a destra potrebbe essere la stessa galassia che vedete a sinistra, semplicemente perché è vista in una foto di profilo e nell'altra foto è vista di faccia, però è così. Quindi noi quando osserviamo vediamo tantissime galassie, alcune le vediamo di profilo perché abbiamo quella traiettoria, quella visuale, sono disposte diversamente rispetto a noi nello spazio, le vediamo di profilo, altre le vediamo di faccia. E sotto c'è una spiegazione molto chiara di quali sono, di come si strutturano le galassie a spirale e quindi anche la nostra galassia, di cui parleremo bene fra un momento. Vedete che vista di profilo, vista di taglio, le galassie a spirale hanno un nucleo centrale. Il nucleo, intorno al nucleo c'è un rigonfiamento. Quel rigonfiamento di stelle è chiamato bulge, bulbo si traduce in italiano, è un rigonfiamento di stelle. Lì le stelle sono più ammassate, sono molto dense e diciamo c'è la più alta concentrazione di stelle. Sono stelle vecchie, sono stelle rosse. Mentre invece il disco, la parte piatta, qui per esempio
questi dati riguardano la nostra galassia, che è una galassia spirale. Il disco della nostra galassia, ha un diametro di 100.000 anni luce. Voi sapete che un anno luce è la distanza che può percorrere la luce viaggiando a circa 300.000 km al secondo. Quindi viaggiando a circa 300.000 km al secondo in un anno, la luce percorre una distanza inimmaginabile. La nostra galassia è lunga al diametro di 100.000 anni luce, quindi pensate già l'ordine di grandezza di questi numeri non per nulla astronomici, si dicono, chiamano numeri astronomici. E il Sole dov'è posizionato? Noi siamo una stella fortunata perché il Sole non è posizionato al centro della galassia, ma è posizionato lateralmente in periferia, e meno male, perché nel centro della nostra galassia c'è un buco nero supermassiccio, come in quasi tutte, pare, in quasi tutte le galassie ci sia un buco nero supermassiccio. Che cos'è un buco nero? Un buco nero nasce dalla morte di una stella. Quando una stella muore, è talmente concentrata, la materia collassa su se stessa che forma una singolarità, la chiamano gli astronomi, di cui non sappiamo assolutamente nulla, da cui nulla può uscire, neanche la luce, per questo non li vediamo, e che ingoiano qualunque, attraggono a sé con una forza gravitazionale potentissima qualunque gas, stella, pianeta che sia a una distanza, diciamo, abbastanza abbordabile. Però, i buchi neri che sono al centro della nostra galassia non sono buchi neri stellari che derivano dalla morte di una singola stella, ma sono buchi neri supermassicci, differenti, che sono talmente grandi che una singola stella, per quanto enorme, non avrebbe potuto crearli, per cui si pensa che probabilmente siano nati dalla fusione di tanti buchi neri, si siano ingranditi per tutta la materia che poi è caduta verso il buco nero centrale della galassia. E riprenderemo comunque dopo questo discorso. Quanto è spessa la galassia? Il disco è abbastanza sottile, lo vedete, ha uno spessore di solo 1000 anni luce contro i 100.000 anni luce di diametro. Vi dicevo, noi siamo in posizione qui del Sole periferica, qui c'è il nostro Sole e la nostra Terra e il nostro sistema solare, e la nostra galassia è formata da circa 200 miliardi di stelle, altrettanti, anzi di più, pianeti, perché i pianeti di norma sono più numerosi delle stelle, perché ogni singola stella può avere un sistema planetario formato anche da il nostro sistema planetario, per esempio formato da 8 pianeti, compresa la Terra, da Mercurio fino a Nettuno. E quindi si stima che ci siano centinaia di miliardi di pianeti in ogni galassia. Andiamo avanti. Bene, le galassie ruotano, le galassie spirali ruotano, le ellittiche no, ne parleremo dopo, ma le galassie spirali ruotano, ma hanno una rotazione particolare. Allora, noi, se prendiamo ad esempio il nostro sistema solare, che ha il Sole con 8 pianeti che ruotano intorno, tra cui la Terra, noi sappiamo che in un sistema che ruota, che è un sistema che non è rigido, la rotazione, prendendo ad esempio il nostro sistema solare, per farvi capire, dei pianeti esterni, dei pianeti più lontani dal Sole, è più lenta, e invece i pianeti più vicini al Sole, come Mercurio, ruotano intorno al Sole molto più velocemente, devono ruotare più velocemente, perché altrimenti sarebbero attirati e si schianterebbero sul Sole per la elevata forza gravitazionale della stella. Quindi ci si aspetterebbe, e questo è stato scoperto perché è una delle leggi di Keplero, quindi ci si aspetterebbe che in un sistema come una galassia, che è fatta come un disco a spirale, dove ci sono tante stelle, ci si aspetterebbe che le stelle esterne ruotino più lente delle stelle che sono vicino al centro della galassia. Quindi su questo grafico, voi vedete sull'asse delle ascisse, l'asse orizzontale, vedete riportata la distanza dal centro della galassia in anni luce, e sulle ordinate, sull'asse verticale, è riportata la velocità di rotazione delle stelle della galassia. Ora noi, su base teorica,
diremmo che man mano che ci si allontana dal centro, guardate la linea rossa, la linea teorica che noi possiamo calcolare con la teoria, ci si aspetterebbe che le stelle più esterne, vedete la linea rossa che decresce, perché la velocità dovrebbe decrescere con le stelle, e invece no, i dati ci dicono la velocità delle stelle che abbiamo misurato, se guardate la linea bianca dove si misura che abbiamo misurato, le stelle che sono anche esterne, diciamo, che sono le più lontane dal centro, non ruotano meno velocemente, ma la linea sembra che si stabilizzi, e che la linea bianca, e che ruotino tutte più o meno alla stessa velocità. Come mai? C'è solo una spiegazione dal punto di vista della fisica. Perché ruotano così velocemente? Dovrebbero schizzare via. Se ruotassero così velocemente le stelle esterne, visto che la galassia ruota, dovrebbero schizzare via e non essere trattenute in un sistema ordinato come quello di una galassia a spirale, che tra l'altro ci mette 250 milioni di anni a fare un giro la nostra galassia a spirale. Cosa trattiene queste stelle? Che cosa le fa andare così veloci senza schizzare via? Praticamente è la materia oscura, si suppone che sia una forma di materia che noi non vediamo, l'unica soluzione è che ci sia molta altra materia che non vediamo, esterna alla galassia, vai avanti, che trattiene le stelle e praticamente le fa, consente a queste stelle di ruotare così velocemente. La materia oscura, qui vedete un'illustrazione, si suppone che circondi ogni galassia, e praticamente agisca gravitazionalmente a tenere insieme le galassie vengono tenute insieme dalla materia oscura. Mettiamo subito in chiaro una cosa, si chiama materia oscura, non perché è nera, cioè è vero, noi non la vediamo, però anche un pianeta, un pezzo di carbone nell'universo che vaga, non lo vediamo perché è nero, ma possiamo vederlo con altri occhi, studiando l'infrarosso, possiamo vederlo con altri mezzi. Noi anche dei sassi che vagano nello spazio, noi non li vediamo perché non riflettono luce, sono neri, ma noi sappiamo, possiamo conoscere la loro esistenza perché sono composti da atomi, sono composti da materia. La materia, quindi, anche se sono neri, la materia la vediamo. La materia oscura è un tipo di materia esotica, diversa, non è composta da atomi come noi li conosciamo, cioè da protoni, elettroni, e noi non sappiamo da cosa sia composta. Sappiamo che non emette onde elettromagnetiche, e però sappiamo che agisce gravitazionalmente, che ha una forza gravitazionale. Quindi possiamo sapere, che essere ragionevolmente sicuri che esista, la stanno cercando. Andiamo avanti. Ecco, noi dove abitiamo? Noi abitiamo dentro una galassia spirale, vi ho detto. Ma noi ci siamo dentro. Come facciamo a vedere le galassie spirali? Noi le fotografiamo, le guardiamo, ma vediamo quelle esterne. Come facciamo noi a sapere com'è la nostra galassia, visto che ci siamo dentro e visto che abbiamo visto che il nostro Sole è in una posizione periferica della galassia? Perché noi, se guardiamo il cielo particolarmente bui, vediamo una striscia, vedete qua, c'è cioè una striscia proprio di stelle fittissime, che sembrano talmente fitte che non si distinguono le stelle, sembra una nube luminosa, che tutti noi possiamo vedere in cielo, se però ovviamente non dal cielo delle città, se andiamo in montagna. Questa foto per esempio è presa dalla località San Barthelemy, del comune di Nus, che è in Val d'Aosta, a 1600 metri di quota. Ho messo questa foto non a caso perché tutti gli anni andiamo in questa località. Ovviamente la foto l'ha fatta un astrofotografo dell'osservatorio astronomico che c'è a San Barthelemy, ed è molto bella. Quindi noi da dentro sul nostro pianeta alziamo gli occhi al cielo e vediamo soltanto questa striscia luminosa. Da questa striscia luminosa
gli studiosi sono riusciti a ricostruire che noi siamo dentro a una galassia e questa striscia che vediamo è in realtà una parte dei bracci della galassia visti da lì dentro. Andiamo avanti. Perché si chiama? La nostra galassia si chiama Via Lattea. Via Lattea. La Via Lattea non è solo quella striscia di cielo, ma è tutta la nostra galassia che si chiama così. Perché si chiama Via Lattea? Perché la mitologia greca dice che... torna un attimo indietro, Mattia. Grazie. Gli antichi vedevano questa striscia di cielo che ha questo colore lattiginoso e pensavano che fosse un latte, andiamo avanti, e quindi la narra la leggenda, la mitologia greca, che Zeus aveva avuto un figlio da una mortale, un figlio illegittimo, diciamo. Allora, siccome questo bambino Eracle, che era nato da Zeus e da una mortale, era un semideo, Zeus voleva regalare suo figlio l'immortalità. L'unico modo per ottenere l'immortalità era che il bambino bevesse il latte di una dea. Allora cosa fa? Porta questo suo figlio illegittimo a sua moglie Era mentre dorme e lo Era attacca al seno per fargli prendere il latte. Ma il bambino stringe così forte che Era si sveglia e il latte schizza via e schizza in cielo, e da lì è nata, secondo gli antichi, era nata la Via Lattea, che sembra questa striscia di latte in cielo. E questo è un quadro del pittore veneziano Tintoretto della fine del 1500, che appunto rappresenta l'origine della Via Lattea secondo gli antichi, ed è esposto alla National Gallery di Londra. Si vede proprio Zeus nell'atto di portare il bambino alla moglie Era, che era addormentata, per farlo diventare mortale. Non dice la leggenda che cosa poi gli abbia detto Era, sua moglie, dopo aver scoperto che aveva avuto un figlio da un'altra, ma qua la mitologia tace. Andiamo avanti. Comunque avevano ragione, gli americani, che sono molto più friendly e spiritosi, la nostra galassia la chiamano Milky Way, Milky vuol dire latte. Qui vedete rappresentata un disegno, ovviamente, però una bella galassia spirale che è esattamente come quella in cui viviamo. Andiamo avanti. Ecco, com'è la nostra galassia, la Via Lattea? Diciamo una galassia spirale, c'è un bel centro, un bel buco nero supermassiccio, non vi ho detto che ha... Il buco nero supermassiccio all'interno della nostra galassia ha 4 milioni di masse solari, per cui è qualcosa di veramente pazzesco. Vedete la posizione del nostro Sole? Hanno attribuito gli studiosi un nome ad ognuno dei bracci della galassia. Noi viviamo nel braccio denominato braccio di Orione, che è un braccio piccolino veramente, perché sembra nascere dal più grande braccio di Perseo. Chiamato braccio di Perseo perché è in direzione della costellazione di Perseo, per cui quando voi guardate la costellazione di stelle che è dentro la nostra galassia di Perseo, voi state guardando verso il braccio esterno della nostra galassia. Quando voi guardate invece verso il braccio del Sagittario, che è quello più vicino, in direzione della costellazione del Sagittario, che è il braccio più vicino al centro della nostra galassia, voi state guardando verso il centro della nostra galassia, dove le stelle sono più fitte e dove proprio visivamente nel cielo, potete vedere anche voi, verso la costellazione del Sagittario, la concentrazione di stelle è maggiore, perché ci sono stelle, gas e polvere. Insomma, gas forse un po' meno nel centro della galassia perché sono tutti consumati. Andiamo avanti, polvere però. Qui rivediamo forse più chiaramente la posizione del nostro Sole e i nomi dei bracci, il braccio del Cigno che è più esterno, e vediamo anche il bulge, il bulbo al centro della nostra galassia. Andiamo avanti, Bene, ma ci sono tante altre vie lattee nell'universo. Un'altra galassia a spirale simile alla nostra è NGC 7331, questo è il nome del catalogo, New General Catalog, NGC è la sigla, vengono tutte numerate. E questa galassia, che dista 45 milioni di anni luce dalla direzione della costellazione del Perseo, viene anche chiamata la sorella gemella della Via Lattea, perché è una tipica galassia a spirale
similare alla nostra. Ah, vi ho detto che la nostra galassia spirale dicono che sia barrata, è del tipo barrato, ha una barra in mezzo, il nucleo si allunga, e anche questa galassia qui. Andiamo avanti, è bellissima questa foto, e poi c'è avanti. Scusa, torna indietro Mattia. Ecco. E poi c'è lei, la meravigliosa, la stupenda galassia di Andromeda. È il prototipo delle galassie spirali, meravigliosa, ed è la galassia più vicina a noi, dista 2,5 milioni di anni luce. E è interessante notare in questa fotografia stupenda che tutte le stelle che vedete esterne alla galassia sono stelle della nostra galassia, perché tra una galassia e l'altra non ci sono stelle. Ce ne sono, sì, ce ne saranno qualcuna che è sfuggita a qualche galassia, pochissime, ma c'è vuoto, ci sono gas, un po' di polveri, ma tra una galassia e l'altra non ci sono stelle. Quindi noi, fotografando questa galassia che è esterna alla nostra, riprendiamo tutte le stelle di campo che sono molto più vicine, che sono dentro la nostra galassia, e sullo sfondo la galassia esterna, che è la galassia di Andromeda. Questa galassia si sta avvicinando alla nostra alla velocità di 300 km al secondo, e fra circa 2 miliardi di anni si scontreranno, la nostra galassia e la galassia di Andromeda si scontreranno. Non sarà un nostro problema, comunque penso, ma a parte questo non sarà proprio problema per nessuno, perché a parte tutto qui vi volevo dire che si vedono delle galassie satelliti della galassia di Andromeda, che sono questa e questa qui piccolina, che sembra quasi inglobata. Vedete questa galassietta piccola che sembra quasi inglobata? Quella è una galassia ellittica, M32 si chiama, piccolina, che è una galassia satellite della più grossa galassia di Andromeda. Ecco, vi dicevo, fra circa 2 miliardi di anni la galassia di Andromeda e la nostra Via Lattea si scontreranno, ma non sarà un problema, perché le distanze tra le stelle sono talmente grandi che le galassie si possono scontrare anche senza che si scontri nessuna stella. Ovviamente questa è una ricostruzione di fantasia, un fotomontaggio. Abbiamo preso la foto della Via Lattea, come la vediamo in cielo, la foto della galassia di Andromeda, ma le distanze, dicevo, sono talmente grandi che le galassie si possono compenetrare l'una all'altra cambiando semplicemente forma, sconvolgendo le orbite di pianeti o sconvolgendo qualche piccola orbita, cioè qualche orbita di qualche stella, ma non tutte. Ma grosso modo nessuna stella si scontra, o forse se ne scontrerà una, due su 200 miliardi di stelle cada una. Andromeda è più grossa di noi, Andromeda ha circa 300 o 400 miliardi di stelle, è molto più grossa, e contiene al suo interno un buco nero supermassiccio che pare sia il doppio di quello della nostra Via Lattea. Andiamo avanti. Le galassie ellittiche, abbiamo visto adesso le galassie a spirale, passiamo alle galassie ellittiche, che sono molto più strane. Prima di tutto ho dimenticato di dirvi prima che nelle galassie a spirali la formazione stellare, si formano tante stelle, e nei bracci si formano tante stelle, i bracci di solito sono blu, costellati di stelle giovani blu, perché nei bracci è concentrata la maggior parte di gas, e così si formano dalle nubi molecolari dei gas, si formano le stelle. Nelle galassie ellittiche invece ci sono solo quasi tutte stelle rosse e vecchie, poco gas, il gas è stato tutto consumato perché si sono formate quasi tutte le stelle, non se ne formano più, la formazione stellare è assente o bassissima nelle galassie ellittiche. E le stelle, le galassie ellittiche non ruotano coordinatamente come le galassie spirali che ruotano intorno a un centro, ma le stelle oscillano, ovviamente niente sta fermo nell'universo, quindi si muovono anche le stelle e orbitano intorno a un nucleo, anche le stelle della galassia ellittica, ma diciamo che oscillano intorno al nucleo con diverse orbite, perché se ruotassero coordinatamente intorno al nucleo prima o poi si appiattirebbero. Questa è M87, che è una galassia ellittica enorme, ed è la galassia dominante, si dice così, della costellazione del gruppo
del superammasso, dell'ammasso della Vergine, un ammasso di galassie. Sta al centro di questo ammasso di galassie ed è una galassia enorme. Vedete come è poco definita, qui ci sono tre foto che la riprendono, e come dal suo nucleo si diparte una specie di getto che potete vedere. E cos'è questo getto? Questo getto è un getto di particelle che vengono sparate a velocità relativistiche, ovvero a velocità vicine a quelle della luce, provenienti dal nucleo, dove c'è un buco nero super massiccio, molto più grande di quello della nostra galassia, che è attivo, cioè sta continuando a mangiare gas e polveri e stelle, probabilmente attivo. Quindi dal disco di accrescimento di questo buco nero si dipartono questi getti di particelle che vengono sparate via, accelerate a velocità simili a quelle della luce. M87, diciamo, è un po' una galassia mostro, era stata definita quando è stata scoperta, ma vedremo in seguito che di mostri ce ne sono ben altri. Ecco, mi dimentico un sacco di cose. Mi sono dimenticata di dirvi che tra le galassie ellittiche e le galassie spirali c'è una classe intermedia, che sono le galassie lenticolari. Le galassie lenticolari sono galassie piatte con una lente, come una lente di telescopio o una lente di occhiali, però non hanno i bracci. Quindi praticamente sono delle lenticchie appiattite, non hanno struttura interna e non hanno bracci. Qui vedete M104, la galassia Sombrero, chiamata così per la sua forma caratteristica. Vedete i gas che sono sopra e sotto il disco, ricordano un sombrero. E la classificazione è S0, S sta per spirale, perché è una via di mezzo tra una spirale e un'ellittica. Però sono particolari, sono molto belle. La galassia Sombrero è sempre stata una delle mie preferite, perché per ragioni meramente estetiche, diciamo. Qui la vedete a diverse lunghezze d'onda, anche ripresa nella luce visibile o nell'infrarosso in basso a destra, dove si appunto si evidenziano varie strutture. Andiamo avanti. Ecco. Arriviamo alle galassie irregolari. Le galassie irregolari, qui vi porto l'esempio delle Nubi di Magellano, che sono bellissime. Sono due galassie completamente irregolari, vedete la forma, che sono vicinissime alla nostra galassia. E una, la grande Nube di Magellano, quella più grande, dista solo 157.000 anni luce. Tenete conto che Andromeda, vi avevo detto prima, che dista 2 milioni di anni luce. E tolte queste galassie di Magellano e altre piccole galassie di cui vi parlerò dopo, si ritiene generalmente che Andromeda sia la nostra galassia più vicina, 2 milioni di anni luce. Per cui queste, essendo a 157.000 anni luce la grande e circa 200.000 la piccola, 197.000 veramente, sono veramente a confronto vicinissime. Tanto vicine che si vedono ad occhio nudo nel cielo, nel sud del mondo, nel nostro emisfero australe. Quindi se andate a fare un viaggio sotto l'equatore o all'equatore e alzate gli occhi al cielo, di notte vedrete queste due bellissime galassie che sono attirate dalla Via Lattea. La Via Lattea le troverà, verranno cannibalizzate dalla Via Lattea e si sta già formando un ponte di materia chiamata corrente magellanica, che dalla grande nube di Magellano unisce la grande nube di Magellano con la Via Lattea. È una nube di una corrente di gas e di stelle, la corrente magellanica. Tra invece tra la piccola nube di Magellano e la grande nube di Magellano c'è un ponte di materia fatto di gas, perché le due galassie così vicine si risucchiano per la forza gravitazionale, risentono della reciproca forza gravitazionale, ci sono delle forze di marea che appunto attirano i materiali più leggeri come il gas e formano questi ponti di materia. Andiamo avanti. Qui vedete una rappresentazione della nostra Milky Way, la Via Lattea, e della grande nube di Magellano e la piccola nube di Magellano, che sono, ma avevo detto che ci sono altre due galassiette che sono le più vicine in assoluto alla nostra galassia,
che sono delle galassie nane di tipo ellittico non a spirale, cioè belle tonde, e sono la galassia nana del cane maggiore, che è la più vicina, e la galassia nana ellittica del Sagittario. Entrambe sono vicinissime, le più vicini alla Via Lattea. E c'è un ponte di materia, una corrente stellare che della galassia ellittica del Sagittario procede verso la Via Lattea, delle stelle che vengono attirate dalla Via Lattea, per cui lasciano la loro galassia nana di origine e vengono verso di noi. Queste galassie saranno inglobate, la Via Lattea cannibalizzerà queste galassie, se le ingloberà, comprese nel Nulla di Magellano. Andiamo avanti. Qui vedete la galassia nana ellittica del Sagittario, di cui vi ho appena parlato, che ha forma quattro code di marea, si chiamano code mareali perché sono formate per l'attrazione gravitazionale appunto della galassia della Via Lattea più grande, formano correnti di stelle e di gas che vengono verso di noi. Andiamo avanti. Ecco, c'è un altro tipo di galassie, le galassie starburst. Le galassie starburst sono delle galassie irregolari, direi, che però hanno un elevato tasso di formazione stellare. Qui vedete la galassia M82, detta anche galassia sigaro, perché ha la forma di un sigaro, però dilaniato, sembra che questo sigaro gli sia scoppiato qualcosa dentro. Vedete tutte le strutture rosse qui, che dista 12 milioni di anni luce da noi ed è in direzione della costellazione dell'Orsa Maggiore. M81, perché ha questa forma qui? Cosa è successo a questa galassia? Gli studiosi ritengono che probabilmente in passato questa galassia si è scontrata con un'altra galassia che è M81, una galassia spirale, che è la sua compagna, diciamo. Queste due galassie, pensate, sono abbastanza vicine, si possono vedere anche quando si va a osservare con un telescopio, si possono vedere tutte e due nel campo di... nell'oculare del telescopio si riescono a vedere tutte e due le galassie insieme, e appunto M82 appunto ha un elevato tasso di formazione stellare. Perché? Perché quando due galassie si scontrano o risentono della reciproca forza mareale, i gas di una, di solito della più piccola, perché è quella che viene disturbata di più, vengono compressi o si spostano, e la formazione, qualcosa innesca la formazione stellare, la contrazione di grandi nubi di gas molecolare, e le stelle nascono proprio dalla contrazione di nubi di gas. Andiamo avanti. Ci sono poi delle galassie attive, che vengono chiamate nuclei galattici attivi. Sono galassie, per esempio la più famosa è Centaurus A, che è una galassia che si vede sempre nell'emisfero australe, nel sud del mondo, che dista 15 milioni di anni luce, quindi abbastanza vicina, perché vedremo qua ci sono galassie molto più lontane, che è una galassia ellittica, però siccome al suo interno ha un buco nero super massiccio che è attivo, che sta fagocitando stelle e gas presumibilmente, questa galassia appunto ha questi getti di particelle a velocità relativistiche che vedete chiaramente nella fotografia. E anche l'altra galassia, Hercules A, che è nella costellazione di Ercole, è una galassia attiva perché il buco nero supermassiccio che è dentro al centro della galassia proprio si fa sentire, ecco, cioè è attivo. Andiamo avanti. Le galassie si scontrano, le galassie sono interagenti, scontrarsi è un attimo scritto, un attimo per modo di dire, perché questi scontri tra galassie durano milioni o miliardi di anni, le scale temporali astronomiche, voi sapete, sono enormemente dilatate. Se pensate che il Sole ha 10 miliardi di anni, una stella media vive anche molto molto più del Sole, miliardi e miliardi di anni. Perché le galassie si scontrano così frequentemente? Perché le galassie, seppur enormemente distanti,
in proporzione sono più vicine di quanto siano distanti le stelle tra di loro dentro una singola galassia, ma in proporzione ho detto ovviamente, e quindi si scontrano. Tra l'altro, nel lontano passato dell'universo, l'universo ha 13,8 miliardi di anni. Secondo la teoria del Big Bang, l'universo è nato da un punto infinitamente denso, infinitamente caldo, che ha subito un'accelerazione clamorosa, l'inflazione è esploso, tra virgolette, perché non è una vera esplosione, però a un certo punto lo spazio si è dilatato. Quindi, se adesso il nostro universo è in espansione, e tornando indietro nel tempo, tutte queste galassie che vediamo adesso dovevano essere molto più vicine tra di loro. Tornando indietro nel tempo, fino ai tempi del Big Bang, fino a 13 miliardi di anni fa o 12 miliardi di fa, un po' più recentemente, queste galassie, l'universo era più piccolo, quindi la densità di materia era più concentrata e gli scontri nell'antico passato dell'universo erano molto più frequenti. Ne vediamo esempi anche adesso, dopo 13 miliardi di anni, cioè i resti di quelle fusioni, come si sono modificate le galassie. Qua vedete un collage di immagini di galassie che si sono scontrate. Vai avanti. Un esempio di galassia interagente è M51, la galassia Whirlpool. Whirlpool è il nome del folletto, proprio della sfera polvere. È chiamata così perché questo suo vortice ricorda, insomma, ha fatto venire in mente, ha ricordato il folletto. Vedete che questa galassia è stupenda, che è nella costellazione dei cani da caccia, sotto l'Orsa Maggiore. La galassia più grande sta attirando a sé e sta praticamente assorbendo la più piccola. E vedete code di marea e ponti di materia tra una galassia e l'altra. Questa galassia è veramente molto bella. Qui c'è una foto appunto del telescopio spaziale Hubble che riprende il centro di questa galassia a spirale, dove potete notare i bracci di spirale. Andiamo avanti. Ci sono altre galassie stranissime, questa è una delle mie preferite perché è molto buffa, la galassia Pinguino, ed è un esempio di galassia interagente. Vedete, si chiama ARP 142. Alton ARP era un astrofisico, un astronomo molto famoso perché era contrario alla teoria del Big Bang, lui proponeva la teoria dell'universo stazionario. Alton ARP ha praticamente preparato un catalogo di galassie dalla forma peculiare ed è diventato famoso anche per questo catalogo di galassie dalla forma peculiare. Vedete queste due galassie che stanno per scontrarsi, per interagire, hanno una forma veramente strana. Si chiamano NGC 236, quella più grossa, che ha la forma di un pinguino, sembra, ed NGC 237, quella sotto, che è una galassia ellittica e sembra a forma di uovo, sembra un uovo, un pinguino che sta covando il suo uovo. Per cui è particolare, dista da noi 400 anni luce. Andiamo avanti. Questa è bellissima, sono due galassie interagenti, anche queste, che formano una specie di rosa cosmica, l'ho chiamata perché ricorda appunto un fiore, si chiama ARP nel catalogo 273, dista 300 milioni di anni luce ed è verso la costellazione di Andromeda. Qui vedete i nomi delle due galassie, 1810 e 1813, vedete la galassia in basso che è praticamente attirata da quella più grossa spirale in alto e vedete l'anello della spirale che si sta aprendo perché praticamente la galassia più piccola che è in basso compenetrerà quella più grande e la bucherà praticamente. Questo fra milioni e milioni di anni. Andiamo avanti. Le dimensioni sono importanti, si dice di no. Allora, vedete qui quei tre puntini piccolissimi sono tre galassie di cui abbiamo già parlato, la Milky Way, la nostra Via Lattea, 200 miliardi di stelle, la galassia di Andromeda, la galassia più vicina a noi, di 400 miliardi di stelle, due galassie spirali. Poi vi ho parlato di M87, il terzo puntino piccolissimo, che è una galassia ellittica, sferoidale, di stelle rosse, vecchie, senza gas.
che è molto più grande, che è, vi ho detto, M87, vi ricordate, vi ho detto, è una galassia mostro, perché è molto grande. Ecco, guardate le dimensioni di questa galassia ellittica IC1011, cioè dista da noi 1 miliardo di anni luce e il suo diametro è 6 milioni di anni luce. Questo è veramente un mostro, tra virgolette, perché a me sembrano cose affascinanti, ovviamente, se pensate tutte le stelle e i pianeti che possono essere contenuti in questa galassia, è veramente affascinante. Ci rendiamo conto con questo disegno, a scopo didattico, appunto, della differenza di dimensioni e delle dimensioni che ci possono essere nell'universo. Ecco, qui ho scritto due nomi con le galassie. C'è un sito molto carino che si chiama My Galaxies, dove potete scrivere il vostro nome con le galassie. Io qui ho scritto il nome del mio assistente Mattia utilizzando delle galassie, perché le galassie abbiamo visto che possono essere delle varie forme, anche irregolari, di tutte le forme. Quindi qualcuno si è preso la briga di formare un alfabeto delle galassie, trovando ogni galassia che assomiglia a una lettera dell'alfabeto. C'è la galassia che sembra un A, la galassia che sembra un M, per cui è stato costruito questo alfabeto. È una cosa puramente forma, puramente visiva, da come ci appaiono dal nostro pianeta, per cui non ha un puro valore, non ha nessun valore scientifico, ma ha un puro valore così di divertimento. Ho scritto il nome del mio assistente Mattia. E siccome Mattia ha un fratellino minore che ovviamente giustamente non vuole rimanere indietro, ho scritto anche il nome di Francesco, che è il suo fratellino. Vedete che effettivamente queste galassie, alcune di queste galassie somigliano tantissimo alle lettere dell'alfabeto. La T di Mattia, per esempio, è scritta veramente, sembra proprio una T. Quindi se andate su questo sito, scrivete il vostro nome, potete, non bisogna né registrarsi né fare nulla, è una cosina un po' curiosa e un po' divertente. Andiamo avanti. Come è divertente questo sito? Voi stessi potete fare ricerca e potete, se studiate bene prima quali sono le forme delle galassie, potete divertirvi con questo sito Galaxy Zoo. È un sito dove vi propongono delle fotografie, vi fanno vedere delle fotografie di galassie, anche nuove, anche scoperte da poco, e vi chiedono, c'è anche in italiano, oltre che in inglese, vi chiedono: questa galassia ti sembra spirale, ti sembra rotonda, ti sembra che abbia la forma irregolare, ti sembra che abbia una barra al centro, e voi dovete solo rispondere sì, yes, no, sì, no, sì, no. Dopodiché praticamente il sistema registra le vostre risposte. Perché questo? Perché siccome non ci sono abbastanza studiosi e ricercatori per esaminare la forma e classificare la morfologia di tutte le galassie, praticamente si è visto che il pubblico stesso, non solo gli astrofili, anche il pubblico, può catalogarle. Ovviamente non si basano sulle risposte di ciascuno di noi. Se io sbaglio, non considerano la mia risposta, ma considerano un campione di risposte per questa galassia. Loro prendono le risposte di, non so, di 1000 utenti che hanno dato il loro voto. Tra questi 1000 utenti c'è chi dice che sembra una spirale, chi dice che sembra barrata, chi dice che non sembra barrata. Loro fanno una media delle risposte di questo campione di persone e ottengono una ragionevole classificazione della forma delle galassie. E quindi è una cosa carina anche a scopo didattico da far fare anche nelle scuole, per insegnare a familiarizzare con questi oggetti celesti. Andiamo avanti. Queste, per esempio, sono delle galassie disegnate da bambini. Vedete che i bambini sono bravissimi. Questo qui è bellissimo, io me lo appenderei a casa, un quadro così. Sono delle galassie disegnate, una galassia spirale o una galassia regolare da bambini. Ve l'ho mostrata perché ci sono un sacco di siti anche divulgativi per i ragazzi, per insegnare l'astronomia. Andiamo avanti. Bene, le galassie sono animali sociali, non stanno da sole. Vi ho detto prima che le stelle non stanno mai da sole, sono divise in ammassi aperti o ammassi granulari. Anche la nostra galassia non sta da sola, sta in un gruppo con altre galassie. No, grazie. Il gruppo locale è chiamato il gruppo locale, ovvero sono i nostri dintorni galattici. Allora,
qui è indicata la Milky Way, la nostra galassia, e qui in basso a destra vedete la galassia di Andromeda, e qui vedete la galassia del triangolo M33, che è un'altra galassia che è abbastanza vicina a noi. Cosa notate prima di tutto? Allora, oltre a noi, la galassia di Andromeda, la galassia del triangolo M33, che sono le galassie più grosse di questo gruppo, notate che ci sono tantissime altre galassie, piccoline, dal nome strano, Leo 2, la nana dell'orsa minore, sono circa 70 galassie, qui non sono rappresentate tutte, che formano il nostro gruppo locale. La cosa che si nota è che le galassie non giacciono tutte sullo stesso piano, sono su piani diversi. Vedete, la Via Lattea e Andromeda è sotto, sotto per modo di dire, potrebbe essere in alto, cioè nello spazio vi ho detto che qui le rappresentiamo così per far vedere che non sono sullo stesso piano le galassie. E questo è il gruppo locale, perché le galassie formano ammassi, questo è l'ammasso del gruppo locale che contiene 70 galassie. Andiamo avanti. Ecco, questa è una fotografia, è un disegno che mi piace molto perché mostra una griglia quadrettata con disegnate le galassie che sono più vicine a noi. Di nuovo la Milky Way, di nuovo Andromeda, di nuovo la galassia del triangolo. Perché mi piace? Perché introduce un concetto di cui parleremo adesso. Queste galassie non stanno ferme, hanno dei moti, Andromeda è in avvicinamento verso di noi, si scontrerà con noi, ma sono moti peculiari, locali. In realtà l'universo si espande, vi ho detto prima, e le galassie si allontanano tutte l'una dall'altra, ma non sono le galassie che si allontanano, è lo spazio che si espande. Fate finta che le galassie siano in questa illustrazione inchiodate, ognuna nella sua celletta, con un foglio Excel. Se io allargo la griglia, la espando, le galassie si espandono perché vengono trascinate dalla griglia. Questo per dare un'immagine visiva. Andiamo avanti. Per esempio, qui c'è il classico esempio del palloncino per spiegare l'espansione dell'universo. Se voi prendete un palloncino e disegnate sul palloncino tanti puntini che rappresentano le galassie, dopodiché gonfiate il palloncino, i puntini si allontaneranno gli uni dall'altro perché il palloncino si gonfia, quindi i puntini saranno più distanti l'uno dall'altro. Fate finta che l'universo sia la superficie del palloncino. Ecco, il nostro universo, lo spazio del nostro universo si sta espandendo, quindi le galassie si allontanano mediamente tutte da noi. Voi direte, sì, ma tu ci hai appena detto che Andromeda si avvicina. È vero, ci sono galassie che si avvicinano, galassie che si scontrano, ma a livello locale, perché se andiamo sulle grandi scale dell'universo, e adesso ci andremo, mediamente, tutte le galassie si allontanano dalle altre. Andiamo avanti. Bene, qui c'è di nuovo il disegno del palloncino per capire meglio, vedete disegnate le galassie su un palloncino che si espande. Allora, come è stata scoperta l'espansione dell'universo? Brevemente, la galassia è composta da stelle, le stelle hanno una luce, no? La luce, come anche la luce del nostro Sole, la luce può essere scomposta facendola passare, c'è il classico esempio per farvi capire nel prisma di vetro, se voi scomponete, fate passare un raggio di luce bianca in un prisma di vetro, dall'altra parte appariranno tutti i colori dell'arcobaleno, la luce si scompone in tutti i colori dell'iride. Questo è un esperimento che si fa sempre con le scuole. Ecco, perché la luce bianca in realtà è formata da tutti i colori dell'iride. E la scomposizione in colori viene chiamata spettro della luce. Quando si fa lo spettro della luce si scompone la luce in tutti i colori. Se un corpo, qui vedete la nostra Terra e poi una galassia, nel primo caso i due corpi, Terra e galassia, non si muovono, allora noi scomponiamo la luce che ci arriva dalla galassia nell'arcobaleno, nello spettro. Questi spettri hanno sempre delle linee particolari che si chiamano linee di assorbimento, che sono linee di sempre le stesse, di determinati elementi chimici che assorbono la luce delle stelle, che possono essere la superficie stessa delle stelle o quello che c'è tra noi e le stelle, insomma si chiamano linee di assorbimento, sono sempre uguali, ogni linea è caratteristica di un determinato elemento chimico. E se
la sorgente della luce, ovvero la galassia, si allontana da noi, vedete nel secondo esempio, quello e mezzo, e noi scomponiamo la luce del suo spettro, la luce la vediamo, queste linee di assorbimento sono spostate tutte verso il rosso e si chiama spostamento verso il rosso, o in inglese redshift. Lo spostamento verso il rosso vuol dire che l'oggetto, la fonte della luce, si sta allontanando dall'osservatore. Se invece noi facciamo lo spettro, scomponiamo la luce dell'insieme delle stelle di una galassia e vediamo che il loro spettro, le righe del loro spettro si spostano verso il blu, vuol dire che l'oggetto si sta avvicinando da noi. È il contrario del redshift, è lo spostamento verso il blu, in inglese si dice blue shift. Quindi cosa fece? Andiamo avanti. Cosa fece Edwin Hubble, astronomo americano? Mise su un grafico le stelle che lui, le galassie che lui vedeva. E sull'asse orizzontale ha messo la distanza e sull'asse verticale la velocità. Lui ha notato che tutte le galassie più distanti sembravano apparentemente fuggire, allontanarsi più velocemente da noi, per cui è venuta fuori una retta. La retta interpolare, vabbè, vedete tutti i puntini sulla retta sono delle galassie. Quindi ha scritto questa legge, che è conosciuta come legge di Hubble, ha detto: la velocità di una galassia dipende è uguale ad H0, H è chiamata la costante di Hubble, una costante di proporzionalità, è un numero. Quindi tanto più una galassia è distante, quanto più si allontana velocemente da noi, apparentemente si allontana più velocemente da noi. La costante di Hubble, che è un numero, oggi le stime più recenti dicono che è uguale a 67,15 km al secondo per megaparsec. Il megaparsec è un'unità di misura, corrisponde a 1 milione di parsec. Ogni parsec è 3,26 anni luce, un parsec. Un megaparsec è 1 milione di parsec, quindi fate i conti enormemente. Quindi in un secondo, diciamo, l'universo cresce di 67 km ogni megaparsec, che si ingrandisce di 67,15 km ogni secondo per ogni megaparsec. Andiamo avanti. Vediamo su questo grafico. Sempre la legge di Hubble, vedete sempre il grafico della distanza sull'asse orizzontale della scisse: quanto più una galassia è distante, quanto più va veloce, fugge da noi apparentemente. Vedete qui dove H vale 67, perché cosa vuol dire lo 0? Vuol dire è il valore che ha la costante oggi, in questi anni che l'abbiamo studiata, perché nel passato adesso l'universo sta accelerando, nel passato non stava accelerando così tanto, quindi ci sono stati periodi in cui insomma ha accelerato, poi ha meno accelerato. La costante cambia a seconda dell'espansione più o meno accelerata dell'universo. Oggi questa costante vale 67 km al secondo per megaparsec, quindi è la riga in mezzo. E ci dice che le galassie si allontanano. Ma perché si allontanano? Andiamo avanti. Perché lo spettro lo spettro luminoso, le righe si spostano verso il rosso, quindi le galassie si devono allontanare. Sì, ma ci sono tre tipi di redshift. Il primo tipo, quando due galassie si allontanano davvero, sono le galassie che hanno dei moti loro, si allontanano, e allora se uno che è su una galassia misura lo spettro dell'altra galassia, lo vede spostato verso il rosso, vede che la galassia si allontana, perché la galassia può avvicinarsi come Andromeda. Andromeda ha un blue shift perché si sta avvicinando, il suo spettro è verso il blu. Oppure vede che la galassia si allontana davvero. Ma poi c'è il redshift di secondo tipo, che è quello che interessa la legge di Hubble.
quando due oggetti, se misuriamo lo spettro di un oggetto, le righe sono spostate verso il rosso, ma non perché l'oggetto sta fuggendo da noi, non perché l'oggetto si allontana, ma perché lo spazio tra me e quell'oggetto si ingrandisce. Fate finta che io e Mattia siamo due galassie. Siamo su un tappeto rullante, su un tappeto elastico, siamo fermi. Se il tappeto elastico, che è lo spazio, rappresenta lo spazio tra due galassie, si allunga, io e lui ci allontaniamo, ma non siamo noi che ci allontaniamo, non sono io galassia, non sono io veloce, è che lo spazio si allontana. Questo sta succedendo oggi nel nostro universo, lo spazio si espande, quindi le galassie sembrano andare sempre, fuggire sempre più velocemente da noi quanto sono più lontane, ma in realtà perché subiscono, vengono trascinate dall'espansione dello spazio. Poi c'è il redshift del terzo tipo, quello di un raggio di luce. Quando noi scomponiamo il nostro raggio di luce, facciamo lo spettro, vediamo che è spostato verso il rosso, ma non perché l'oggetto si sta allontanando da noi, semplicemente perché quell'oggetto è passato vicino a una massa talmente grande, tipo un buco nero, un ammasso di galassie, talmente grande che la luce, che subisce la forza di gravità, come ci insegna Einstein, la luce è piegata, la gravità piega lo spazio-tempo, e quindi la luce segue la linea curva, va dritta ma in uno spazio-tempo curvo. Quindi la luce si indebolisce, l'onda elettromagnetica che arriva fino a noi, che era partita magari più energetica, attraversando un ammasso di galassie o passando vicino proprio di tante stelle, per non parlare dell'esempio teorico di un buco nero, se poi viene a succhiare un buco nero non esce più, ma si curva. E quindi si curva, vedremo dopo, però il suo spettro è spostato verso il rosso e si chiama questo terzo tipo redshift gravitazionale, perché è dovuto a una forte massa, un forte effetto gravitazionale. Il redshift, lo spostamento verso il rosso delle galassie, è del secondo tipo. Noi vediamo che tutte le galassie si allontanano da noi, hanno un forte spostamento verso il rosso perché lo spazio si espande. Questo è quello che stavo spiegando prima, del fatto che la luce praticamente può essere deflessa da un'importante massa gravitazionale. Noi siamo sulla Terra, qui c'è il nostro pianeta Terra, e guardiamo una galassia distante, distant galaxy, la guardiamo, ma fra noi e la galassia distante c'è un bel ammasso di galassie, veramente con delle masse enormi. Quindi la luce della galassia viene deflessa dall'ammasso di galassie, subisce, perché l'ammasso di galassie curva, vedete questo tappeto elastico che sembra che ci sia un infossamento visivamente, per far capire che lo spazio si curva, perché la massa curva lo spazio. La luce della galassia distante, anche lei, segue l'incurvatura dello spazio e si sposta verso il rosso, e quindi noi vediamo la cosa, però l'effetto particolare che vediamo noi da Terra è che noi la galassia non la vediamo dov'è veramente, la vediamo, viene proiettata qui, in questa parte del cielo o qui, e la vediamo duplicata, perché la luce viene deflessa e duplicata. Vai avanti. Questo è un effetto, per spiegarvi una fotografia di un effetto gravitazionale, si chiama lensing gravitazionale. Questo è il sorriso di Einstein. Praticamente voi vedete al centro un ammasso di galassie e quelle linee azzurre che sembrano un enorme faccione con un sorriso, altro non è che l'immagine di una galassia che sta dietro questo ammasso di galassie, la cui luce ci arriva come rifratta da questa lente gravitazionale di ammasso di galassie che rifrange la luce, la luce viene curvata e abbiamo questa illusione ottica, vediamo tutti questi questa illusione ottica e vediamo questa galassia blu con stelle giovani dietro che viene deflessa.
E questo per spiegare questo effetto particolare. Andiamo avanti. Ecco, noi che cosa possiamo vedere dell'universo? Qua vedete sulla destra la nostra galassia, una galassia a spirale di profilo. Il puntino rosso è la posizione del Sole, siamo in periferia, siamo a circa 28.000 anni luce dal centro galattico noi. Quindi noi possiamo, se stiamo su quel puntino, possiamo guardare su, possiamo guardare giù dove ci sono le frecce. Ma se guardiamo a destra o a sinistra, dico destra, sinistra, ho queste indicazioni indicative, in realtà noi potremmo vedere a 360 gradi, ma ci sono alcune direzioni del cielo che ci sono precluse perché vedremo le polveri e i gas e le stelle della nostra galassia che ci oscurano la luce delle stelle più lontane. Quindi quando noi facciamo delle mappe delle galassie, delle mappe dell'universo, queste mappe le disegnano sempre, più o meno, come questa mappa che vedete qui sulla sinistra, a spicchi, due spicchi, perché ovviamente le zone buie, queste zone a destra qui e a sinistra dove non c'è niente, sono equivalenti a questa zona e questa zona dove non possiamo vedere poco, non possiamo vedere niente. Noi abbiamo un cono visuale, l'ho disegnato io questo, per cui ho disegnato un po' male, in realtà questo cono visuale è molto più largo, io l'ho disegnato un po', questo cono visuale un po' strettino, però per farvi capire come mai quando guardate una mappa dell'universo, dove in questa mappa ogni puntino rappresenta una galassia. Ecco, per darvi l'idea di quanti sono, si stima che nell'universo ci siano circa 100 miliardi di galassie, o forse più. Andiamo avanti. È proprio possibile che non possiamo vedere tutto? È di pochi giorni fa la notizia che abbiamo scoperto, però, proprio per smentire quello che ho appena detto, che sono state trovate delle galassie. Addirittura 883 galassie sono state trovate qui dietro la nostra galassia. Se questa è la nostra galassia e qui c'è la Terra, noi non potremo guardare in questa direzione perché saremo la luce occultata dalle nubi di gas, polvere e stelle della nostra galassia. Invece un radiotelescopio australiano, radiotelescopio di 64 metri di diametro, Parkes si chiama, ha scoperto tramite lo studio delle onde radio l'esistenza di un gruppo qui, Galassia di 883 galassie che prima non potevamo vedere, ma adesso la tecnologia ci rende possibile anche vedere tramite le onde radio e i radiotelescopi queste galassie che visualmente non riusciamo in luce ottica a vedere. Bene, allora ricapitolando, noi dove siamo? Se vi chiedono la vostra residenza, per essere precisi dovreste rispondere che voi vivete sul pianeta Terra, che è questo qui. Punto 1. Al punto secondo, il pianeta Terra è nel sistema solare, è il terzo pianeta del nostro sistema solare che ruota intorno al Sole. E il sistema solare si trova in una galassia spirale chiamata Via Lattea e siamo in questa posizione periferica. Ma la Via Lattea si trova nel gruppo di galassie chiamato gruppo locale, di cui fa parte Andromeda, la Via Lattea, la galassia del Triangolo e altre 70 galassie. Ora, voi direte, basta, io sono arrivata, ho marcato il rosso fino al punto 4. No, il gruppo locale, questo gruppo locale, dove qui è indicata con la freccia rossa la posizione della nostra galassia, a sua volta si trova dentro un superammasso, perché le galassie si riuniscono in ammassi e questi ammassi di galassie si riuniscono in superammassi. Si trova dentro nel superammasso della Vergine, fa parte del superammasso della Vergine. Vai avanti. Questo è il superammasso della Vergine, Virgo Supercluster, in 3D più o meno, cioè 2D veramente sul computer, però cercando di dare una profondità. Vedete in rosso c'è l'ammasso, il gruppo locale è qua. Questo è l'ammasso di galassie della Vergine, questo grossissimo, che è enorme,
che contiene tantissime galassie, va in direzione della costellazione della Vergine, sia il nostro gruppo locale che l'ammasso della Vergine fanno parte del gruppo del superammasso della Vergine. Ma il superammasso della Vergine a sua volta fa parte, qui in rosso è segnato il superammasso della Vergine, fa parte a sua volta ancora di un superammasso superiore. Vai avanti. Questi superammassi, qui dentro c'è l'ammasso, il superammasso della Vergine. Quindi l'universo sembra un gioco a scatole cinesi con i gruppi di galassie, gli ammassi di galassie, i superammassi di galassie e i superammassi dei superammassi. Andiamo avanti. Noi viviamo all'Aniachea praticamente. Cos'è l'Aniachea? Se torni un attimo indietro, Mattia, velocissimo. Indietro ancora, grazie. Vai sempre indietro, tanto vedo qui. Ecco, vedete che dopo il superammasso della Vergine ho messo al numero 6 l'Aniachea. E al numero 7 siamo dentro l'universo osservabile. Torno, vai avanti, fino all'Aniachea, basta. L'Aniachea è stato scoperto nel 2014 da un astronomo hawaiano che gli ha attribuito questo nome. Nella lingua hawaiana l'Aniachea vuol dire immenso paradiso ed è un grossissimo superammasso composto da superammassi all'interno del quale c'è la nostra Via Lattea, Milky Way, e questo agglomerato enorme, questo è il superammasso della Vergine. Per darvi un'idea, l'Aniachea vedete che è composto da 100.000 galassie, quindi fa il paledire qualunque superammasso, e questa è la nostra casa nel cosmo. Ecco, è fatto a forma di filamenti per dare l'idea che queste galassie comunque si muovono, queste galassie, e si stanno dirigendo tutte in un punto centrale dell'ammasso, del superammasso. I filamenti danno la direzione, diciamo, del moto. Andiamo avanti. Bene, e l'Aniachea stessa è qui, dove c'è la scritta rossa, dentro i confini del nostro universo osservabile. Ogni puntino è un ammasso di galassie, non una galassia, per cui è veramente una cosa incredibile. Torniamo un attimo, andiamo un attimo. Ecco. Per cui praticamente qui vedete in tre dimensioni una mappa dell'universo, non in tre dimensioni, rappresenta un cubo, vi fa intuire la terza dimensione, dove ogni puntino è un ammasso di galassie. Le strutture dell'universo a larga scala sono formate da filamenti, muri di galassie, c'è un muro di galassie denominato addirittura la Grande Muraglia, come la Grande Muraglia cinese, e da vuoti. Perché guardate un po' l'immagine rosa in basso a destra, che è una simulazione o digitalizzata a computer, cioè non sono una simulazione, hanno messo le posizioni di tutti i superammassi conosciuti in un programma al computer. Vedete che sembra una ragnatela dove i superammassi di galassie e le galassie si dispongono proprio addirittura per fili, per traiettorie, e ci sono dei punti qui dove il filamento è più spesso, gli ammassi sono più accalcati, sembra veramente una spugna. Ovviamente questo è gioco, un abbinamento, una provocazione di telescientifico come su una spugna, però che è molto utile didatticamente per far capire che l'universo è strutturato con questi filamenti di galassie, questi grandi vuoti, c'è addirittura delle regioni, una regione che è chiamata Grande Vuoto, dove pare che non ci sia niente, cioè non è che non c'è niente, ci saranno degli atomi, ci sarà un po' di gas, rarefattissimo, però non ci sono galassie, non ci sono masse di galassie, non ci sono delle strutture rilevanti. Per cui l'universo sembra una spugna praticamente, e gli studiosi stanno studiando questa struttura dell'universo a larga scala, perché è interessantissimo per capire anche i moti delle galassie e soprattutto i moti come si sta espandendo l'universo. Quindi sono studi di
anche di cosmologia, di astrofisica, interessantissimi e moderni, perché si possono fare solo da con i mezzi della tecnologia moderna, soltanto diciamo in tempi abbastanza recenti. Ecco, questo anche è questa è una slide che non ha niente di scientifico, è una provocazione che ho trovato su un sito peraltro molto serio. Qui si fa notare scherzosamente che la forma a grande scala dell'universo, cioè gli ammassi galattici, la disposizione degli ammassi galattici, ricorda quello delle cellule neuronali del nostro cervello. E allora qualcuno dice, c'è un cervello galattico, cioè l'universo è un enorme cervello. In realtà assolutamente no, no, assolutamente non voglio che passi questo messaggio di queste, però è una cosa interessante, curiosa, come la natura certe volte riproduca delle forme, diciamo, sia sull'universo a grande scala o più a piccola scala. Per cui c'è questa curiosissima somiglianza tra le strutture dell'universo e le nostre cellule neuronali. Bene, mi sembra di avervi detto tutto. Vai avanti, scusa Mattia. Bene, e allora finisco qui, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Questa è... particolarismi locali, galassie che si scontrano, galassie che si allontanano, ci sono a larga scala, l'universo è più o meno omogeneo, avete visto anche tutti questi filamenti, però guardando da lontano è una cosa, ci sono in tutte le direzioni, ecco, una cosa abbastanza omogenea, sì, è consistente. E ci sono dei punti in cui non si capisce perché la nostra galassia, il nostro gruppo locale insieme al superammasso della Vergine sta correndo verso un punto, un'anomalia gravitazionale chiamata grande attrattore, e non sappiamo esattamente cosa sia, ma sappiamo che in questo punto chiamato grande attrattore ci devono essere delle masse grandissime, perché tutti quanti stiamo correndo verso quel punto. Il grande attrattore però è contenuto dentro l'Aniachea, dentro il superammasso dell'Aniachea, e anzi è proprio il centro dove convergono tutti i gruppi di l'Aniachea, e non si capisce come mai, evidentemente lì ci sarà qualcosa che non vediamo, una massa pazzesca, questa anomalia gravitazionale che attira le galassie. Grande attrattore, è anche interessante questo, e ce ne sono parecchi di queste anomalie gravitazionali, però è tutto quanto su tutte queste attrazioni domina l'espansione dell'universo, su tutte queste attrazioni. Sì, grazie, un applauso per il mio assistente. Ci sono altre domande? Fatevi avanti, se ci sono delle domande da fare ad Alessandra, non a me, io non c'entro niente. Sì, si sa già,
qual è l'orbit percorso che farà l'asteroide che dovrebbe avvicinarsi alla Terra? Ma che c'entra? Però io no, non conosco l'orbita di questo asteroide, non ho seguito la notizia, ho sentito che che si sta avvicinando, però no, non ho approfondito sull'asteroide. Grazie tecnico. Allora, se non ci sono altre domande, vi salutiamo, grazie per aver partecipato all'appuntamento alla prossima conferenza che sarà il 19 di marzo, con Corrado Lamberti, partecipate numerosi, almeno quanto numerosi siete stati oggi. Se volete informazioni sul nostro corso base potete chiedere adesso a noi, qua ci sono i volantini sulle nostre varie attività. Grazie a tutti, arrivederci al prossimo appuntamento. Buona serata.